Parto dall'inizio della passione per la storia della fotografia che è nata a Cremona, volendo capire chi e quando aveva iniziato a lavorare di fotografia nella mia città, e quindi ho già dalla fine degli anni 90 del Novecento iniziato a fare delle ricerche sui fotografi appunto cremonesi, sia dell'Ottocento che del Novecento, per capire appunto come era stata la storia della mia città. E da lì poi è nato l'interesse per altri fotografi, non solo cremonesi, e anche la passione, la voglia di andare in giro per mercatini, ad esempio, o per internet a cercare fotografie che piacciono, non di particolare interesse storico magari, però oggetti che attirano l'interesse e la passione. Passione che poi ho tramandato a mio padre, perché anche lui all'origine non era interessato alla fotografia, ma adesso va per mercatini più di me. E quindi nel 2010 ho pubblicato un libro sulla storia della fotografia a Cremona, che parla appunto dei fotografi cremonesi dall'origine, quindi primo fotografo, quindi daguerrotipista, per Sicchelli, che era un nobile, ovviamente poteva permettersi l'acquisto dell'attrezzatura, fino ad arrivare agli anni 50 del Novecento, e da qui poi sono nate altre iniziative, altre pubblicazioni, ad esempio su Ernesto Fazioli, che è stato un fotografo nel Novecento. Fra qualche mese, a settembre, verrà pubblicato un altro libro su un altro grande fotografo cremonese, ma conosciuto a livello senz'altro nazionale, che è stato Ezio Quiresi. E andando fuori città invece mi sono interessato in particolare alla fotografia dell'Ottocento, che è quella che mi appassiona di più, e così come ho portato oggi ho pubblicato due libri che iniziano quella che dovrebbe essere una collana, cioè su Alessandro Duroni, con una storia che fino all'epoca era sconosciuta, e dei suoi legami soprattutto con i Molteni a Parigi, che a loro volta erano legati con Giroud e quindi a Daguerre, e questo è il motivo per cui Duroni è stato uno dei primi fotografi in Italia a importare il daguerrotipo, e su Francesco Sidoli, che è stato fotografo piacentino, essenzialmente di origini piacentine, ma che poi ha avuto per un certo periodo, fra gli anni 60 e i primi 70, uno studio anche a Roma. Tra l'altro entrambe sono ricerche molto interessanti, nel senso che ho scoperto cose che proprio non mi aspettavo, soprattutto nel caso di Duroni. Mi ero messo poi d'accordo con Gabriele di fare un brevissimo accenno a quello che sarà la prossima pubblicazione, che non presento ufficialmente qui perché c'è già un accordo con una persona a Venezia, quindi probabilmente verso fine giugno presenteremo questo libro, del quale ho già una stampa di prova, tanto per controllare che fosse tutto a posto, e riguarda la storia di Ferdinand Brosi, non so se conosciuto, ma è stato un daguerrotipista che definirei un personaggio, veramente un personaggio con la P maiuscola. Viene nominato spesso e volentieri da Zanier, da Italo Zanier, e anche nel libro dell'Italia d'Argento. Era un itinerante, ma itinerante nel vero senso della parola, perché seguire le sue tracce è stata una cosa veramente folle. Gli bastava andare in una città e trovare qualche cosa che non gli andava per andarsene e cambiare subito la destinazione, quindi veramente è stato pazzesco. Originario di Düren, quindi all'epoca, si parla del 1805, era in territorio francese, dopodiché è passato in territorio prussiano. Lui ha viaggiato all'inizio per vendere rasoi da barba, spilli, forbici, coltellini,
con la daguerrotipia proprio non aveva nulla a che fare. Poi di colpo, probabilmente a Colonia, nei primi anni 40, si è convertito alla daguerrotipia e da lì ha ripreso a viaggiare fino ad arrivare in Italia, dove era già stato per il precedente lavoro a Torino. È arrivato in Italia, si è stabilito, per modo di dire, perché c'era la figlia che mandava avanti il laboratorio, mentre lui, la moglie e l'altro figlio andavano in giro, soprattutto per il nord Italia e nei paesi vicini, a fotografare, a fare daguerrotipi. È una storia veramente interessante perché ci sono dei colpi di scena molto interessanti. E mio papà, una volta che ha letto la ricerca, ha pensato che per questo personaggio sarebbe stato interessante fare addirittura un romanzo, perché veramente ci sono delle situazioni, delle vicende decisamente interessanti, che ricordo con tantissimo affetto. Probabilmente ci siamo incontrati tantissime volte prima che ci presentassero Ruggero Pini, che purtroppo è andato via, era qui poco fa, e ci siamo poi incontrati 4-5 volte. Era una persona veramente fantastica, sempre sorridente, sempre esuberante. E è stata una grandissima perdita, anche per il fatto, come si diceva prima, che aveva delle conoscenze che purtroppo probabilmente nessuno riuscirà a ricostruire. Ho finito. Ringraziamo.